Ciao a tutti, qui una fantastica mattina nelle campagne dello Shandong e mia suocera mi ha fatto questi spaghettini molto buoni che adesso andrò a mangiare per voi. Allora, li ha fatti con la carne di maiale, buonissima, e poi anche con questa verdura qua. Ecco, vedete, questi sono gli spaghetti. Tra parentesi, sono spaghetti fatti con la farina, quindi spaghetti normali. Mia nonna se la sta ridendo, cioè la nonna cinese. E poi c'è anche il cipollotto, vedete? Ed è condito con che cosa? Appunto, questi spaghetti sono conditi con un tipo di olio abbastanza profumato, si chiama proprio Shangyo, e poi anche con la salsa di soia. Ecco. Davvero molto buoni, poi sono anche belli caldi, li ho appena fatti appunto in cucina. Non so se avete presente il fornellino che vi faccio sempre vedere nei miei video quando filmo la cucina. Li ho appena fatti con quella pentola e vengono davvero molto buoni. Io devo dire una cosa, nella mia vita ci sono due persone che sanno cucinarmi dei cibi davvero buonissimi. Una è brava, ma l'altra è una spanna sopra. E quindi davvero molto buona. Molto buoni questi spaghetti. Poi tra l'altro, immaginatevi anche l'atmosfera. Allora, qui siamo nello Shandong. Adesso comincia a fare anche un po' freddo. Ok? E appunto in casa, anche in casa fa un po' freddo perché comunque i riscaldamenti sono spenti. Vedete che sono qui con la giacca, no? Ecco. E voi immaginatevi, fa un po' freddo, ma voi mangiate questi belli spaghettini caldi e dopo che li avete mangiati, tipo vi sentite tutti quanti belli caldi, proprio. Tra l'altro voglio farvi vedere come sono dall'alto, perché voglio proprio farvi vedere. No? Come appunto, guardate qua, proprio, ecco, c'è mia nonna che mi sta rovinando il video, porco cane, però vabbè, lasciamola ridere, dai. E niente, e poi anche lui si mangia gli spaghetti, guardate, appunto. E vabbè, torniamo un attimo qua, eccoci qua, bene, con i nostri belli spaghettini, mi vedete? Mi vedete? Aspetta che alziamo un po', ecco. Ecco qua. Dai, ultimi bocconi da questo cibo di campagna. Tra parentesi, vi sembrerò maleducato, ma qui in Cina gli spaghetti si mangiano così, facendo proprio questo rumore. Ecco, guardate qua che bel pezzo succulento di carne. Cipollotto. Ecco, poi magari qualcuno dirà: "Ah, ma tu come fai a mangiare queste cose a colazione?" No, io vi dico, ci stanno, ci stanno. Conditi proprio bene al punto giusto. Poi è anche un cibo sano perché sono fatti sul momento. Ingredienti naturali della campagna, belli freschi, cioè una colazione così è nutriente. Cominci bene la giornata. Ecco qua. Dai, un ultimo boccone, poi ve la chiudo che la sto tirando per le lunghe. E vabbè, cioè mi pulisco un po' la bocca. Immancabile rotolo di carta igienica sulle tavole cinesi. Non ci sono i tovaglioli. Ci sono i rotoli di carta igienica. E vabbè, niente, dai. Da qui ve la chiudo, mi raccomando, se questo piccolo semplice video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Se vi interessa continuare a seguire la mia vita in Cina, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook. E noi ci vediamo qui per un prossimo video dalla Cina. Ciao ciao!